tu dici cuor di mele. Oggi pancake. E tu dici cuor di mele. C'è una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina Crazy Fantasy. Come state? Come state? È anche amatoriale, no? Che ne pensi? È anche soprattutto amatoriale. Bravo, oggi bravo. Una colazione fantastica! Ma che dico fantastica? Buona! Allora, ma questa colazione voi la potete fare tutti i giorni della vostra vita, per le festività, farete felici i bambini il giorno di Natale, di Capodanno, è facile? È facilissima, è buonissima, è senza zucchero se senza vorrete, zucchero, pur essendo dolcissima, è tutta salute. Bando alle ciance, sì? Prepariamo i nostri pancake cuor di mela. Ed ecco gli ingredienti per i nostri pancake cuor di mela. Allora, innanzitutto due belle mele. Io qui già sbucciato due mele dell'Etna buonissime. Mezza banana, ben matura. Del latte parzialmente scremato. Potete utilizzare anche del latte vegetale. Poi farina, potete utilizzarla 00 così come integrale. Vengono buonissimi lo stesso. Un cucchiaino di lievito per dolci e poi per guarnire cannella e sciroppo d'acero. Iniziamo subito. Come prima cosa togliamo il torsolo alla nostra mela. Io non ho un levatorsoli, quindi farò a mano libera. Voilà! Tagliamo quindi la nostra mela a fettine di poco meno di un centimetro, così. E mettiamolo da parte. Quindi in una padella mettiamo due micro pezzettini di burro e lasciamolo scaldare. Spennelliamo così velocemente il burro su tutta la padella e adagiamo un attimino le nostre mele, giusto per farle ammorbidire leggermente. E nel frattempo prepariamo la nostra pastella. Prendiamo mezza banana matura e schiacciamola molto bene. Nel frattempo dalle mele sta sopraggiungendo un profumino delizioso. E allora cosa facciamo? Le prendiamo e le giriamo dall'altra parte. Sherry si lamenta, forse anche lei vorrà un pancake cuor di mele? No, sebbene senza lo sciroppo potrebbe pure mangiarlo. Eccolo qui. Dopo aver affettato la mela, ho lasciato fuori due fette che invece grattugerò per l'impasto. Quindi due fette di mela vanno nell'impasto insieme alla banana. A questo punto spengo un attimo le mele e le metto via dal fuoco e amalgamo tra di loro i due buonissimi fruttini. Questo darà la dolcezza al nostro pancake, che è assolutamente senza zucchero. Ora aggiungiamo 3 cucchiai di farina, che io non ho mai pesato quando ho fatto i pancake, li faccio sempre ad occhio, però già che ci siete voi vi dico anche il peso. 90-85 grammi di farina, facciamo 90, così ve lo ricordate più facilmente. 90, aggiungo anche un cucchiaino di lievito. 3 grammi per intenderci. Non ve l'ho detta tra gli ingredienti perché è una cosa assolutamente facoltativa. Metto anche una puntina di essenza di vaniglia, ma potete mettere anche una grattugiatina di limone. E con la forchetta comincio ad amalgamare questi ingredienti. Piano piano, assolutamente ad occhio perché dipende dall'umidità della vostra frutta, aggiungo un po' di latte. E comincio a amalgamare. Non posso dirvi la quantità di latte perché dipenderà veramente dal tipo di frutta che avrete utilizzato. Dobbiamo basarci sulle consistenze. I grumini che vedete non sono la farina, è la frutta
che non è frullata ma è semplicemente grattugiata. Io preferisco grattugiare la frutta perché lascia una consistenza meno liquida al pancake e soprattutto è più gustosa da sentire sotto i denti. Per scongiurare il rischio grumi farina, spezzo anche l'impasto con la frusta. Questa è la consistenza giusta, ma posso mettere anche un altro cin cinin di latte. Ora, spostiamoci sul piano di cottura. Tiriamo via le mele dalla padella e sì, si sono ammorbidite, le sentite quasi burrose al tatto. Perché c'era il burro? No, no, burro nel senso di morbidose. Prendiamo un altro micro pezzetto di burro, accendiamo la fonte di calore. Io la metto a 7, ho l'induzione, ma vuoi un fuoco medio-alto. Lo spargo velocemente su tutta la padella. Prendo un cucchiaio e faccio la seguente. Un cucchiaio di impasto. E poggio sopra la mela. Così. Quindi prendo un altro cucchiaio di impasto. Ricopro la mela. Faccio andare l'impasto un po' su tutto. Voilà, e lascio cuocere. Faccio così con tutte le mie mele. Copriamo con un coperchio e lasciamoli cuocere finché non faranno la loro bella lievitazione. Anche questi pancake, come quelli tradizionali, cominceranno a fare le bollicine, vedete? Bene, quando vedrete tante bollicine sarà il momento di rigirarli. Prendiamo e rigiriamo. Prendiamo e rigiriamo. Prendiamo e rigiriamo. E facciamo terminare la cottura. Ora, questi pancake sono speciali perché possono essere mangiati anche così, senza l'aggiunta di sciroppo, essendo molto dolci a causa, senza zucchero aggiunto, ma molto dolci a causa della presenza della frutta nell'impasto e della frutta come ripieno. Quindi, volendo, si possono lasciare anche senza sciroppi e varie. Ed è una bomba vitaminica, basta spolverare su un po' di cannella oppure lasciare da parte un po' di purè di mela o di banana con un po' di cannella dentro e colargliela bellissima, sopra. Bellissima. O un cucchiaino di miele. Insomma, forza, dai, ho fame. Un attimo, dobbiamo fare le foto, eh? Non te li puoi mangiare tutti su. Okay. Anch'io voglio i pancake. Con le quantità che vi ho dato verranno circa 6-7 pancake, a seconda di quanto siete stati abbondanti nell'aggiungere... anche della grandezza della mela. E anche, sì, certo. Ma comunque 6-7 pancake con una mela regolare. E voilà! I nostri pancake sono stupendamente pronti. Vado a impiattare. Vediamoli anche dall'altra parte, perfettamente cotti. Io comunque li metterò da questo lato. Ma ve li faccio vedere da entrambi i lati. 2 e 3. Tu lo vuoi un po' di sciroppo d'acero? Sì. Guarniamo con poco poco sciroppo d'acero. Ma. Voilà. Una puntina di cannella per esaltare il gusto della mela. E buona sana colazione a tutti. Non sono bellissimi? Provateli e poi fateci sapere. Ciao, ci vediamo dopo le foto. Andiamo. Avete visto che semplice questo pancake cuor di mela, veramente
Potete anche evitare di spolverarlo poi con lo zucchero e la cannella, perché comunque sia, se trovate la mela dolce... Ma noi non abbiamo messo zucchero e cannella. Come non abbiamo messo? Quelle erano le frittelle del giorno dopo. Ah! Abbiamo messo lo sciroppo d'acero. Bene, bene, quindi queste cose... Poche idee ma confuse. Poche idee ma confuse, ma perché noi facciamo sempre queste colazioni, perché come vi diciamo sempre, tutto quello che prepariamo lo mangiamo. Quindi c'è anche un purpurì nella mia testa. Quindi vedrete anche le frittelle tra un po'. Bravo. Bene, quindi preparatele anche voi, sono semplici, le può fare anche un bambino, no? Meglio se le fa la mamma al bambino, meglio, meglio, e soprattutto potete farcirle con qualunque frutta. Io le ho fatte di mela e sono buonissime, ma potete farle con la banana, mettendo le rondelline una accanto all'altro sull'impasto, con le pere, con le pesche, con l'ananas, con tutto quello che vi passa per il cervello, e facciamo la rima. E quindi preparate i vostri pancake cuor di frutta, diciamo così, noi saranno i cuor di mela, e poi diteci come sono, con pochissimi ingredienti, tutti squisiti. Benissimo, e quindi non fare il tirchio e metti un mi piace, condividi il video, perché sennò queste cose ti verranno bruciate durante la frittura, e quindi se non lo fai rischi di fare... No, ma non si friggono. Ma come ti stai confondendo? Ah, vero, si fanno qualcosa, madonna, c'ho veramente un purpurì, e quindi comunque le fritture ti verranno bruciate, quindi sì, condividi. Indipendentemente. Va bene, e allora mi raccomando, pollice in su, condivisione per un pancake perfetto per la tua colazione. Ciao! Ciao! Ci vediamo sempre qui! Sì, sempre sulle qui. Sulle vostre tavole. Sì, ciao! Ciao.